detto che sei una sanguisuga. Che cos'è una sanguisuga? Non dovresti offenderti? Gliela farò pagare. Pezzo di snob. Hanno fatto la loro parte, ora tocca a noi. Ci divertiremo alle loro spalle. Vestiti mentre io telefono. Endicott 2. Pronto, Madame Minnie? Sono Trixie Lauren. E sa quel capellino con il... Sì. No, no. Quello che costa tanto di più. Oh, che cos'è? Un contrassegno per Miss Polly Parker, 75 pezzi. 75 pezzi per un cappellino. Oh, oh, ma sarà tanto graziosa con questo, no? Sì, senz'altro. Dunque, vediamo, che significa contrassegno? Significa che bisogna sganciare. Oh, ma che disdetta. Beh, dovrei riportarlo via. Accidenti, sarà di pessimo umore. Ma che? Polly, ci teneva tanto a mettersi questo cappellino per andare a colazione. Davvero, quando non ottiene quello che vuole, lei non conosce Polly. Diventa inaccostabile, non ci si parla. Immusonita. E guai a rivolgerle la parola. È probabile che non voglia uscire con noi. Sarà meglio che andiamo noi soli. Beh... Tieni qui, ragazzo. Portalo via. Ehi, aspetta un secondo. Quant'è? 75 verdoni. 75 per un cappello. Sicuro, è quello che è scritto sulla fattura. Tieni. Lascia il cappello. Oh, che carino, evviva! Polly le vorrà un bene da matti adesso. Polly, il dolce fratellone di Brad ha insistito per pagare il tuo cappellino. Oh, ma non doveva proprio farlo. Sì, doveva. Ma io non posso. Ma tu devi. Ah, è proprio adorabile con questo, non trova? Sì? E ora quello che ti occorre è un bouquet. Io pensavo a delle orchidee oppure a delle gardenie. Sì, forse delle orchidee, vogliamo ordinarne qualcuna. Oh, sì. Ora muoviamoci, devo ripartire alle 4 per Boston. Oh, sono molto desolata, signor Bradford, ma non posso uscire di qui senza qualche fiore e non permetterò neanche a Polly di andare fuori così. Bene, compreremo delle orchidee, ma lungo la strada. Ho molta fretta. Ah, non è un tesoro! Lei è davvero tanto generosa. Oh, Polly, cara, ti dispiacerebbe aprire. Vorrei incipriarmi il naso. Beh, e che cos'è? Beh, insomma... Sembra un altro cappellino. Lo abbiamo già un cappello. Oh, ma io ero... Hai sbagliato indirizzo, ragazzo. Oh, no. E per chi è il cappello? Per Miss Trixie Lauren. Oh, è per Trixie. Fammelo vedere. Oh, non è un bacio, guardi. Oh. Quant'è? Dovrebbe... Fammi vedere la fattura. E biglietto? Sì, signore. $75. Costano tutti $75. Stia a sentire, amico. Lei non è obbligato a pagarlo per niente. Trixie, vieni qui, Trixie. Però, purtroppo, ho tanta paura di non avere il resto. Quanto ti manca? $5. Ah, tienili pure. Compraci uno yacht. Oh, ma io soffro tanto il mal di mare. Beh, grazie. Trixie! Sì? Mi hai chiamato, Polly? Non è un bacio, questo simpaticone te l'ha comprato. Oh, ma lei è uno zuccherino. Ma non doveva disturbarsi. Ora mi prenderà per una farfallona. Oh, guarda che bel cappellino. Le piace come mi sta, vero? Le piace. Sai, dovremmo fare un salto alla Quinta Avenue a guardare le vetrine. Oh, sarà sorpreso vedendo quante cose si trovano a un prezzo ragionevole. Andiamo, Jay Lawrence.